Ben ritrovati cari amici ma care amiche di Total Photoshop, nuova puntata con la Tutorial TV, anche se siamo sotto periodo feste, pensavate che non ci fosse più nulla da dire su Lightroom, invece no, ce n'è un botto e ce n'è come, perché essendo periodo di regali, pensierini e quant'altro, in realtà lo è tutto l'anno per quanto riguarda la fotografia, ci viene l'idea di stampare le nostre foto in una maniera un po' particolare. Scusi. Sì, me l'ha già preso il regalo, vero? Giovane, il regalo, cioè, i regali sono delle sorprese e la sorpresa di quest'anno è che di regali non ce n'è per nessuno. Vabbè, andiamo avanti, va. Vabbè, non so, tu l'hai preso a me. Allora ti rispondo allo stesso modo. Ma parliamo di fotografia, che è forse l'EMEI, come si dice da queste parti. Sì, è meglio, meglio. Allora, l'idea è quella di stampare una foto sulla nostra bella bel foglio di stampa. Vogliamo che in sfondo ci sia un'altra foto. In Lightroom si può fare questa cosa? Ci avete mai pensato? Perché in Photoshop è una banalità, metti una foto su un livello, gli abbassi l'opacità e via dicendo, e poi gli metti sopra un altro livello con la nuova foto. In Lightroom come funziona questa cosa? Andiamocela a vedere. Allora, innanzitutto abbiamo questa che vogliamo essere la foto di sfondo. Benissimo, però foto di sfondo deve essere sicuramente meno impattante, ok? Perché vogliamo che sia semi-trasparente. Ricordiamoci che nel modulo stampa questa cosa dell'opacità è diverso dal modulo libro, ok? Quindi innanzitutto che cosa facciamo? Andiamo sulla curva di viraggio. Assicuratevi che state lavorando con la modalità a punti, quindi prendete il punto della curva che coincide alle ombre più scure e tirate su per rendere l'immagine alle soglie della trasparenza, ok? Questo lo facciamo a nostro gradimento e consumo, quindi quanto riteniamo che debba essere gestita. Poi ovviamente siamo in Lightroom, per cui possiamo tornare indietro continuamente, rigestirci le cose prima di mandare in stampa, possiamo pensarci 100.000 volte. Ora, la foto che vogliamo utilizzare da sovrapporre a quest'altra, diciamo che possa essere questa qui, che abbiamo tra l'altro già utilizzato per un altro tutorial in una scorsa puntata, anzi questa qui che era quella bella incisa, bella ciccia. Benissimo, ritorniamo su quella precedente, andiamo nel modulo stampa. Stampa, ci troviamo una serie di impostazioni che possiamo utilizzare nello stile di layout, come immagine singola, provini a contatto, pacchetto immagini. Vediamo qui nella colonna di sinistra, anzi di sinistra, come dice Alex Drastico, una serie di preset per quanto riguarda l'impaginazione delle nostre foto. Ma noi quello che vogliamo è avere per esempio questa foto che vogliamo posizionare all'interno del nostro layout, e poi vorremmo che occupasse tutta la larghezza del nostro foglio. Va bene, tiriamo giù, modifichiamo le maniglie di ridimensionamento, ok, benissimo, deselezioniamo il ruota per adattare, e questa ci sembra un buon inizio, salvo che se noi vogliamo prendere l'altra foto e mettergliela sopra, che cosa succede? Vedete, abbiamo che dobbiamo scegliere o una o l'altra. Allora, l'operazione da fare è Command Z o Control Z se lavoriamo su Mac, e da pacchetto immagini scegliamo pacchetto personale, ok? Quindi andiamo a prendere la nostra immagine che mettiamo come sfondo, ingrandiamo e stiriamo ben bene. Quello che stiamo facendo non è deformare l'immagine, ma solo il box di contenimento. Ok, a questo punto vediamo se abbiamo qualche impostazione strana sul bordo. No, benissimo. Ora, cosa facciamo? Visto che abbiamo un pacchetto personale, aggiungiamo una nuova pagina e
ci teniamo la visualizzazione in modo tale che le possiamo vedere entrambe affiancate. Allora a questo punto prendiamo l'altra foto che ci interessa e, magia delle magie, prendiamo e trasciniamo sull'altra pagina. Ed ecco che a questo punto possiamo cancellare la pagina in più che abbiamo creato, ce la possiamo allungare, posizionare come vogliamo per dargli la collocazione che più ci interessa, e in questo modo abbiamo ottenuto una pagina stampabile immediatamente con una buona immagine di sfondo, la trasparenza o all'opacità, come preferite, che più ci aggrada, e sopra gli abbiamo potuto posizionare la nostra foto che fa da protagonista, quindi quella sotto fa da contesto, da ambiente, mentre quella sopra è il vero soggetto di questa pagina. Ovviamente poi ci possiamo andare a mettere testo, timbro d'identità, eccetera eccetera, cose che abbiamo visto che magari rivedremo in altre situazioni. Che dire? Beh, adesso direi che l'incorniciamento delle foto spetta a voi. Il buon Max e il Giorgio dall'altra parte, se è ancora vivo, sta dormendo, lo sapevo io che sta... A lui interessa il video, a lui la fotografia non... Sveglia, giovane! Scusate, mi ero assopito un attimo. Hai mangiato troppo sotto le feste? O mangerai troppo sotto? Dipende da quando va in onda questa puntata. Non lo so, però poi ci pensiamo. Non dovrebbe essere ancora Natale, sai? Va bene, va bene. Facciamo una puntata di Ritorno al Futuro, semmai. Sì. Bella, allora, bella idea. Per non perdere l'occasione di rimanere sempre in contatto con tutte le novità di Total Photoshop, della fotografia, del video e di alcune delle scemenze che diciamo quotidianamente noi qui, vi ricordo che qua sotto ci sono una serie di bei pulsantozzi rotondi fatti apposta a mano e non in lavatrice per collegarsi ai nostri social network e seguire quindi tutte le nostre attività. Iscrivetevi gratuitamente al sito per ricevere tutta una serie di chicche che stiamo preparando per voi, e come al solito Max vi augura tanti bei pensieri positivi, buona luce, buoni scatti, e ci vediamo alla prossima puntata.